Siamo andati a rendere edotta la popolazione di questo prodotto in commercio tramite appunto il nostro rappresentante del migliore del prodotto. Tranquillo, non sto per dire niente di sconveniente, No. Memo, fai tutto da solo. Guarda, ok, Memo Remigi e Leonardo Parata. Buongiorno Memo! Buongiorno Leo. Allora, come va? Sono molto molto imbarazzato. Imbarazzato, allora tu so 3 giorni che mi dici che sei imbarazzato da Sì, questa cosa che dobbiamo fare oggi. perché tratta un argomento un po' troppo delicato, di questa Allora, storia della candela, di questa famosa che attrice ha che si fatto chiama la candela? Gwyneth Paltrow, che è arrivata con Paltrow. una candela che ha un profumo particolare, Di che un cosa? profumo di donna, Profumo della sì, sua? della sua parte intima. Della sua vagina, Memo, se può dire vagina, non è una roba, Sì, no? Gina, facciamo Gina. Vabbè, vagina, Memo, si può Gina, dire. chiamiamola Gina, Memo, capito? così mi risulti un po' Ma vecchio, non però. mi viene, Siamo scusa, nel 2020, sì, vagina si può ma dire. Come dire seno, come dire pene, Memo. sì, ma non, Si può dire. io non le amo dire. La candela è questa, La guardate. candela è questa. This smells like my vagina. Va bene, quindi adesso andiamo in giro. Facciamo la Non è che vagina sia diversa da vagina, io te lo Io dico, no, no, nel senso, tutto sto pudore, poi, ok, vagina, va bene, ok. nostra inchiesta, La vediamo se nostra qualcuno inchiesta. è interessato all'acquisto di questa famosa candela. La odori, di che cosa sa? Non sente nessun odore. Lei questo odore non se lo ricorda? No, non me lo Non le ricordo. viene in mente niente? Allora, queste sono veramente domande. Una brutta persona. Ok, avanti. No. Questa famosa attrice ha inventato questa candela che ha il profumo della sua Vagina. parte intima. No, diciamo proprio la vagina. A me, mo vedi? Ma io non, io Vagina, se vuol dire. posso chiamarla Gina io, che diminutivo è più carino. No, 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 okay. Ma infatti, io perché? la romana vagina. Lei la userebbe questa candela? Sì, la voglia. Ma è costosa però. Ma ne vale la pena, però. Ecco. Lei ha sentito parlare di questa Che famosa cos'è? candela No, mai creato sentito, non so praticamente? nemmeno a che cosa Vede, sia. è una candela Ah, che fa? Lava la vagina. Che? Lava la vagina. No, no, non è che, non è uno shampoo. Memo, spiegagli meglio, dai. Questa dovrebbe essere una candela che emana un profumo di Che donna. profuma della vagina dell'attrice. Siamo tutti della certa età, per cui sta candela lascia il tempo che trova. Beh, anche afrodisiaca, però. Lei l'accende poco poco e magari si riaccende anche. Ma chi si accende? No, si accende. È defunto. Volevo far vedere questa cosa. Una candela, la vedo, un'attrice americana, Gwyneth Paltrow. Ha fatto questa candela che ha un odore particolare, della sua parte intima. Io odore, dopo che fai? Ti fai la zagarella? Allora, qua il povero Memo che ormai sta imparando tutta una terminologia Sono nuova, delle terminologie che io all'improvviso gli viene purtroppo tirata addosso Zaganella. non... Lui giustamente chiede, cioè. Cos'è? Memo, Una... Zaganella, a Roma si dice così, eh? Cos'è una zaganella? Una Ok, e infine un grandissimo incontro, attenzione. Una persona speciale, un Grazie. vero gentleman. Signore, io vorrei approfittare. Ecco Memo, da bravo gentleman, Memo. Io vorrei Lei è il completarla. mio uomo Sì, ideale. basta, non mi. Sentiamone un'altra, vai, un'altra. Squisito, Squisito. elegantissimo, Elegantissimo. non ce n'è. Ma ascolti cosa le deve chiedere il signore qui, elegantissimo. Secondo me, signora. Il signore più grande della musica italiana. Qui mi comprometto, Vivente, ragazzi. c'ha una parte di me e del mio cuore. Vabbè, basta, signora, ma basta. L'ho rivista basta. ultimamente, Dai, si chiama quella trasmissione, un idolo, un idolo, un idolo, signora, più basta, ma anche bello, meno, più bravo di anche meno, Axel dei Guns N' Roses, anche meno, più bravo di Axel dei Guns N' Roses. La signora ha due poster in cameretta, Memo Remigi e Guns N' Roses. Vabbè, sono gusti. Non è Andiamo finita avanti qui. perché ancora ce ne. Ecco, dai, un bacetto, ma che in No, bocca un anche a bacetto. stampo se vuole. A stampo, anche a stampo, dai, ecco, olè, olè. Ma Veramente. Sta candela afrodisiaca ha i suoi adesso, effetti, eh. Questa candela è stata fatta da un'attrice americana Sì, famosissima, sì. emana un profumo Afrodisiaco. di una parte Sì. particolare. Profuma della vagina dell'attrice Ho questa. capito. Lei, Se faccio domanda, la candela io, ammazzo tutta Roma, dai. perché Ecco qua. A olio d'agliai.
autocritica, come si dice. Ok, adesso dà anche la spiegazione. 10 anni fatto. Che non metto mani a Ferri. Che dobbiamo fare? Capito, Memo? Se lei mi fa avere quella del suo uomo, io preferirei. Io il servizio vorrei finirlo così. Sì, fammi vedere. Ma signor, basta. Io, qua in Italia. Lei poteva fare una domanda di questo genere. Ma infatti, con la sua classe. Con la sua classe. Lei con la sua classe e la sua eleganza mi fa credere. Vabbè, io me ne vado, sì, vabbè, divertitevi, vai, divertitevi. Dai. Ciao Memo. La candela, capito? Dai, grandissimo applauso a Leonardo, a Memore Pigi. Non era sicurissimo Memo di questo pezzo, va detto, però veramente l'hai portato avanti con garbo, con la tua solita classe, col tuo charme. No, ci tenevo anche perché veramente mi sentivo molto imbarazzato. No, si è visto, però poi alla fine ne sei uscita alla grande. Sì, ecco, no? Mi auguro che non ci siano delle conseguenze. Le conseguenze sono, non lo so, che poi come è finita sta storia vostra. Sì, qua, perché le conseguenze è la signora che non mi ha più mollato. Appunto. Andiamo avanti.